partiamo da Dundee. Oggi visiteremo alcuni castelli, tra cui il castello di Glam, il magnifico castello di Denethor, il castello di Crace, il castello di Craigieber. In auto attraverseremo le Highland, la terra dei Gaeli e degli altipiani, e arriveremo per il pernottamento a Inverness, a circa 40 km dal lago di Loch Ness. Il castello di Glam è un luogo davvero magico, posto alla fine di un lunghissimo viale. Per il suo aspetto fiabesco, è tra i più popolari di Scozia. Proseguiamo per il castello di Denethor. Prima però facciamo tappa al pittoresco villaggio di Stonehaven, a un paio di miglia a nord del castello. Il castello di Denethor è uno dei ruderi più splendidi della Scozia. Il castello gode di una posizione difensiva straordinaria. Si erge infatti su uno sperone roccioso a picco sul mare, a circa 50 metri d'altezza. L'unica via d'accesso dalla terraferma è uno stretto sentiero in pendenza che si snoda lungo la roccia. Raggiungiamo l'entrata principale, una porticina piccola e stretta che si raggiunge attraverso un sentiero pieno di gradini, e veniamo immediatamente catapultati in un mondo antico nel quale il tempo sembra essersi fermato. Secondo la testimonianza di Blind Harry, un poeta del XV secolo e il cui poema epico fu di ispirazione per il film Braveheart, William Wallace conquistò il castello, che durante la guerra d'indipendenza era in mano inglese, e diede fuoco ad una cappella, nella quale c'era una guarnigione di soldati inglesi chiusi al suo interno. Lo spettacolo è mozzafiato. Guardando gli speroni rocciosi si possono osservare molti uccelli marini. Proseguiamo per altri due castelli in direzione Inverness. Il primo che troviamo è il castello di Crace. Il castello, con pianta ad L, è circondato da un parco di 240 ettari, con giardini. Il secondo è il castello di Craigieber. La struttura tradizionale dei manieri scozzesi era condizionata dai costi. Per i tetti si doveva impiegare il legno, abbastanza raro sul luogo e quindi assai costoso. Per ottenere la stessa superficie abitabile si aumentavano i piani e di conseguenza si riduceva il costo dei tetti. Ripartiamo per raggiungere il luogo del nostro pernottamento a Inverness, attraversando le Highlands e il Cairngorm National Park. Le Highlands scozzesi, ovvero gli altipiani, sono la regione montuosa della Scozia
posta a nord e a ovest del Regno Unito. Esse sono comunemente descritte come una delle più belle e scenografiche regioni dell'Europa. Distese d'erica a perdita d'occhio, inframmezzate dal verde lussureggiante punteggiato qua e là da pecore al pascolo. Le nuvole in cielo che fanno mutare costantemente colore e aspetto al panorama. Eccoci a Inverness. Per noi è solo una cittadina di passaggio. Qui sosteremo la notte. Inverness è la città più grande, nonché capitale culturale, delle Highlands scozzesi.